Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la mia recensione del campanello smart con telecamera più economico che abbia mai provato. Il campanello è lui, è un campanello della Anker ed è un campanello ragazzi che costa $34. In più, con il coupon sconto che trovate qua sotto in descrizione video, avete un ulteriore sconto del 10%. Ma oltre al prezzo, la cosa incredibile di questo campanello che funziona pure benissimo, ed è questo che lo rende un prodotto veramente incredibile. Un prezzo d'acquisto bassissimo e un prodotto che funziona benissimo. Ma prima di andarlo a vedere da vicino, di spiegarvi come funziona questo campanello con telecamera smart della Anker, vi faccio vedere cosa trovate nella confezione se doveste andare ad acquistarlo. Troviamo un manuale di istruzioni in lingua inglese, due piastre per dare varie inclinazioni al nostro campanello e un biadesivo se volessimo fissarlo appunto con del biadesivo. Dopodiché troviamo i Fisher per il fissaggio ovviamente delle piastre con i Fisher, un cavo per la ricarica delle batterie, USB, micro USB. Troviamo il campanello aggiuntivo da mettere in casa appunto per sentire il suono del nostro campanello smart. Ed infine troviamo lui, il campanello smart anche da $34, il più economico che abbia mai provato. Ed ecco qua installato il nostro campanello smart della Anker. Questo campanello ragazzi è incredibile, soprattutto come abbiamo detto, per il prezzo, per le sue funzioni, per quanto sia un prodotto comunque completo in questa fascia di prezzo, e soprattutto anche per i materiali. Sono stati usati comunque dei materiali a livello di plastica secondo me davvero ottimi per questa fascia di prezzo. Lui è un dispositivo che si può installare, come avete visto, con gli accessori in dotazione. Lo si può installare come l'ho installato io adesso, o altrimenti utilizzando le apposite staffe che trovate in dotazione. Potete utilizzare questa staffa che gli dà una leggera inclinazione verso il basso, oppure questa staffa che va applicata sempre dietro al campanello che gli dà un'inclinazione laterale. Quindi abbiamo due tipi di installazione, e poi abbiamo, come avete visto nella confezione, anche il biadesivo se volessimo comunque andare a fissarlo col biadesivo. Quindi un campanello, come vi abbiamo detto, che ha delle caratteristiche dal punto di vista tecnico secondo me molto molto complete. Abbiamo un campo visivo della telecamera, che è una telecamera full HD da 148 gradi, quindi un bel campo visivo, e anche la qualità della telecamera, come abbiamo detto, che è un full HD, si vede davvero molto molto bene. Ovviamente essendo un campanello smart, oltre alla possibilità di andare a pigiare il campanello per suonare, la telecamera ha anche un sensore di rilevamento, quindi rileverà i soggetti, quindi rimane anche una telecamera di video sorveglianza. Quindi quando rileverà un movimento ci arriverà la notifica nello smartphone che ci avvisa che c'è un movimento davanti alla nostra porta, davanti al nostro portoncino, qualsiasi posto noi andremo a mettere questo campanello smart. All'interno della confezione, come abbiamo visto, troviamo anche questo, che è un campanello aggiuntivo. Cosa vuol dire? Che lui, quando suona qualcuno, ovviamente suona lui, però se questo campanello è fuori dalla porta ovviamente non riusciremo a sentirlo, anche se lui suona. Allora ci viene dato in dotazione questo, è un piccolo campanello con presa USB che, andandola ad inserire in un alimentatore di una presa USB, vedete, come in questo caso vado ad inserirlo così, lui è già attivo. Ovviamente adesso abbiamo spento il campanello principale, quindi lui adesso non è connesso, però il suono che lui andrebbe a fare è quello, quindi in casa lo sentiremmo davvero molto molto bene. E basta andare ad inserirlo in una presa con un alimentatore classico, quello degli smartphone, piuttosto che quelli di un qualsiasi altro dispositivo. Allora, come abbiamo detto, lui, essendo un campanello smart, ovviamente ha bisogno di un'applicazione per essere configurato, un'applicazione che ci dà appunto la possibilità di andare a modificare tutte le sue caratteristiche e tutte le sue funzioni per renderle diciamo più compatibili con le nostre esigenze. Ovviamente lui è un campanello che può stare tranquillamente anche alla pioggia, quindi è impermeabile, quindi non ha paura della pioggia, del freddo, del vento, può starci tranquillamente. Ha bisogno ovviamente di una connessione wifi per funzionare, quindi abbiamo bisogno di una rete domestica, quindi lui andrà ad associarsi al nostro router, e per fare tutto questo, come abbiamo detto, abbiamo bisogno di un'applicazione. L'applicazione è disponibile sia per iOS che per Android,
che si chiama Vico Home. Quindi una volta scaricata l'applicazione, in maniera davvero semplicissima andiamo a fare l'associazione del nostro dispositivo all'applicazione, quindi andremo ad associarlo sia all'applicazione ovviamente che alla nostra rete Wi-Fi. Quindi con pochi passaggi davvero molto molto semplici riusciamo ad andare ad associare questo dispositivo all'applicazione, che ci darà la possibilità di andare a configurarlo e andare a modificare le opzioni di funzionamento di questo dispositivo, e poi ci invierà così anche le notifiche nel nostro smartphone quando qualcuno suonerà il campanello o quando qualcuno sarà di fronte al nostro campanello, se dovessimo attivare appunto la funzione di rilevamento di soggetti. Quindi non siamo obbligati ovviamente ad attivare questa funzione, ma se vogliamo possiamo andare ad attivare appunto quello che è il rilevamento di soggetti davanti alla telecamera o nell'inquadratura della telecamera. Quindi, come abbiamo detto, una volta installata l'applicazione, non ci resta adesso che andare a vedere cosa possiamo fare con questo campanello smart. Allora, innanzitutto lo andiamo ad accendere. Per accenderlo dobbiamo usare questo spillo che ci viene dato in dotazione, inserirlo nel foro qua sopra e andiamo a sganciare il campanello. Vedete che la base rimane ferma mentre il campanello si va a rimuovere. Qua dietro abbiamo un tasto rosso, questo tasto rosso va a premersi quando il campanello è inserito, quindi potremo andare ad attivare nelle opzioni dell'applicazione anche se qualcuno dovesse andare a rimuoverlo. Se noi attiviamo questa funzione, quando lui viene rimosso da qua inizierà a suonare lui e ci invierà anche la notifica all'interno del nostro smartphone che è stato rimosso il dispositivo. Da questa parte, sotto questo sportellino in gomma, abbiamo la presa di ricarica del dispositivo, è una presa micro USB, abbiamo il cavetto in dotazione che va a ricaricare le batterie da 4800 mAh che ci danno un'autonomia del dispositivo che può variare da un mese a due mesi, dipende dall'utilizzo ovviamente, dipende se attiviamo tutte le funzioni di rilevamento del soggetti, tutte queste cose, in base appunto a quanto viene utilizzato, a quanto lui deve comunicare con le notifiche, tutte queste cose, ovviamente la durata può variare da un mese a due mesi per quanto riguarda le batterie. Mentre qua sotto abbiamo un altro sportellino dove al suo interno possiamo andare ad inserire una micro SD dove lui andrà a registrare tutto quello che succede davanti alla telecamera, quindi quando rileva dei movimenti andrà a registrare dei piccoli video che verranno memorizzati sulla micro SD, e poi sempre qua sotto a questo sportellino in gomma che ovviamente va a sigillare anche qua delle parti elettriche per quello che è stato fatto in gomma, abbiamo anche il pulsante d'accensione, basta tenerlo premuto qualche secondo e il campanello va ad accendersi ed ecco qua che è acceso. Ragazzi, veramente i materiali sono incredibili e per questa fascia di prezzo sono pazzeschi per come diciamo sono stati usati dei materiali comunque di qualità. Quindi adesso che l'abbiamo acceso possiamo andare ad utilizzarlo, ovviamente se l'avete configurato e lo state utilizzando ce l'avete già acceso, quindi basta andare a reinserirlo all'interno della sua base fissata al muro, basta agganciarlo e lui è già pronto a funzionare. Infatti se io adesso vado a cliccare il tasto del campanello, vedete che suona sia lui che il campanello aggiuntivo che ho inserito nella presa. Il campanello aggiuntivo si diciamo associa in automatico al dispositivo, però nel caso non dovesse succedere ci sono appunto degli appositi tasti che ovviamente è spiegato poi nel manuale di istruzioni che lui va a bindarsi, quindi va a associarsi col dispositivo, però normalmente una volta che si va a inserire nella presa di corrente si associa in automatico, io non ho dovuto fare assolutamente niente. Adesso però a questo punto direi che possiamo andare a guardare l'applicazione e vedere cosa possiamo configurare di questo campanello smart super low cost di Anke. Andiamo ad aprire l'applicazione Vico Home, adesso vedete che c'è la live direttamente dal nostro dispositivo, adesso lo giro leggermente verso di me così va ad inquadrarmi e guardiamo la live che lui va a trasmettere direttamente nello smartphone. Ecco qua la live e voi che mi vedete. Allora, a questo punto direi che possiamo andare a guardare le impostazioni, quindi entriamo nell'esagonino che abbiamo qua in alto e qua abbiamo tutte le impostazioni per andare a configurare questo dispositivo. Allora, abbiamo rilevamento di movimento, come abbiamo detto possiamo andare ad attivare il rilevamento di movimento, quindi lui andrà a riconoscere dei movimenti e andrà ad inviarci la notifica nel caso dovessimo andare ad attivarlo. Dopo proviamo, adesso non lo faccio, sono continuo poi a inviare notifiche e a suonare. Poi abbiamo
impostazione di registrazione, dove possiamo andare a impostare il tempo di registrazione, poi abbiamo riposo e poi abbiamo la possibilità con l'ultima opzione in basso di andare a pianificare quando vogliamo che lui sia attivo per quanto riguarda appunto il rilevamento del movimento, quindi magari solo di notte, solo in determinati giorni, in determinati orari, possiamo andare a decidere quando vogliamo che lui rilevi il movimento. Poi, una volta uscita da questa impostazione, possiamo entrare in impostazioni notifiche. Qua ovviamente abbiamo la possibilità di ricevere nel nostro smartphone tutte le notifiche riguardanti gli avvisi che lui sarà in grado di inviarci. Quindi dovremo attivare ovviamente notifica campanello, poi abbiamo la notifica di movimento, quindi queste notifiche che lui sarà in grado di inviarci. Poi abbiamo area di rilevamento. Questo cosa vuol dire? Che potremo andare a selezionare un'area attraverso l'applicazione che ci permetterà di avere un campo visivo magari più piccolo rispetto a quello che lui è in grado di inquadrare, quindi solo all'interno di quel piccolo campo visivo che andremo a selezionare lui andrà ad attivare il rilevamento di movimento. Poi abbiamo impostazioni allarme, qua abbiamo, vedete, sirena di allarme che possiamo andare a attivare o disattivare. Cosa vuol dire? Che quando lui rileva un movimento, se questo pulsante dovesse essere disattivato, ci invierà sì la notifica, ma il campanello non emetterà nessun suono, quindi non emetterà un suono di allarme, ma solo la notifica. Poi durata dell'allarme, vedete che possiamo dargli 5 secondi o aumentare il numero di secondi in cui vogliamo che l'allarme, quindi la sirena, suoni quando rileva un movimento. E poi abbiamo rimuovi allarme, che è quella opzione che vi dicevo prima: se qualcuno dovesse rimuovere il campanello dalla base, lui emetterà ovviamente questo suono a sirena e in più ci arriverà anche la notifica che è stato rimosso dalla sua base. Poi abbiamo impostazioni video, qua abbiamo le configurazioni per quanto riguarda appunto le impostazioni video. Quelle importanti ovviamente sono visione notturna automatica. Cosa vuol dire? Che in base alla visione notturna che c'è, quindi lui rileverà se quanto buio o meno ci sia nell'ambiente, quindi in base alla luce che c'è nell'ambiente deciderà se passare alla modalità ad infrarossi, quindi vedere in bianco e nero, perché quando ovviamente non c'è luce la telecamera a colori non sarebbe in grado di farci vedere qualcosa, vedremo tutto buio, quindi passerà in modalità automatica alla modalità ad infrarossi per farci vedere appunto quello che c'è nell'ambiente in bianco e nero, ma vedremo benissimo. Dopodiché abbiamo impostazioni del segnale acustico, quindi campanello, e possiamo andare a decidere ovviamente vedete la possibilità di andare ad aggiungere questo campanello. Qua ve lo fa configurare, però come vi ho detto io l'ho inserito nella presa e si è abbinato in automatico, ma nel caso non dovesse rilevarvelo dovete fare questa procedura che vi spiega in questo passaggio. Dopodiché abbiamo gestione della scheda SD. In questo momento non c'è inserita nessuna scheda SD, altrimenti qua la vedremo e potremo formattare la scheda SD e tutte queste impostazioni. Poi abbiamo impostazioni di illuminazione, che sarebbe questo cerchio luminoso che va ad accendersi intorno al campanello, quindi potremo andare a attivarlo o disattivarlo in base appunto, vedete che se io lui mi rileva un movimento si va ad accendere, poi dopo un po' si spegne. Poi abbiamo impostazioni audio, dove potremo andare a regolare i volumi sia della voce che dell'allarme, perché appunto lui essendo un campanello è anche una sorta di citofono. Cosa vuol dire? Che qualcuno parla dentro a lui, quindi di fronte a lui va a parlare e la voce esce nel nostro smartphone, e stessa cosa è al contrario: dal nostro smartphone faremo uscire la voce al campanello, quindi abbiamo un audio bidirezionale e potremo andare a regolare tutti i volumi e le impostazioni da questa schermata. Dopodiché, tornando nella live, possiamo andare a configurare altre opzioni, o meglio possiamo utilizzare il campanello per altre opzioni. Vedete qua abbiamo la voce audio che se io vado ad attivare praticamente vado a disattivare, perché essendo tutto qua si crea un casino allucinante, però parlando quello che è la mia voce entra dal campanello e esce da quello che è il telefono, quindi chi è di fronte al campanello qua lo andrò a sentire. Poi abbiamo sirena allarme, che vado a far partire in manuale una sirena, quindi decido io in manuale se farla partire o meno. Qua sotto abbiamo la voce premi e parla, dove tenendo premuto parlando nello smartphone la nostra voce uscirà dal campanello. Ovviamente adesso non sto a farlo perché tanto sarebbe un casino allucinante e non si capirebbe comunque nulla. Poi
Poi in alto a sinistra vedete abbiamo il segnale Wi-Fi, quindi quanto segnale Wi-Fi disponibile abbiamo a livello di potenza di segnale, e poi la carica delle batterie. Poi qua sotto abbiamo album, dove al suo interno, se dovessimo attivare il cloud, avremmo la possibilità di avere molto spazio disponibile sul cloud, altrimenti utilizzando comunque la versione gratuita che ci permette di avere dei micro video di 10 secondi, come vedete, che è proprio quando lei rileva un movimento. Quando lei rileva un movimento, quando qualcuno suona un campanello, viene registrato un video di 10 secondi. Ma se dovessimo avere la micro SD, ovviamente poi troveremo tutto all'interno della nostra micro SD. Ovvio che non si può far registrare a ciclo continuo, anche perché uno la batteria durerebbe pochissimo, ma poi non è il senso del campanello. Lui non registra a ciclo continuo, registra quando c'è un movimento o quando qualcuno va a suonare al campanello. Quindi questo è tutto quello che è in grado di fare questo campanello. La qualità video secondo me non è niente male. Adesso faccio ripartire la live per farvi vedere. All'interno della live potremo andare cliccando in alto, vedete SD o HD o auto, in base appunto alla situazione deciderà lui se con auto, deciderà quando passare da SD a HD della qualità della live, quindi parliamo solo della qualità della live in base appunto a quello che sono le performance della vostra rete Wi-Fi. Quindi in auto deciderà lui, in HD gli date la massima risoluzione nella live e poi mentre in SD la risoluzione più bassa. Io preferisco SD per avere più fluidità per quanto riguarda meno lag all'interno del video, soprattutto nel mio caso in cui adesso lui è molto lontano dal router che è dall'altra parte della casa. Quindi preferisco utilizzare SD per avere una resa migliore. Poi quando siamo all'interno della live possiamo andare a cliccare su video e andare a far partire una registrazione video del tempo che vogliamo, che sarà registrata direttamente nel nostro smartphone, quindi nella galleria fotografica del nostro smartphone. Stessa cosa se vado a cliccare su foto, andrò a scattare una foto che sarà salvata all'interno della nostra galleria. Infatti se noi adesso entriamo nella mia galleria vedete che abbiamo sia il video che la foto. In un attimo avete la possibilità di andare a vedere quello che avete registrato, e lì non c'è durata di tempo, nel senso che siete voi a decidere quando registrare, quando andare a fermarlo, e sarà registrato direttamente nello smartphone. Questo campanello smart secondo me è qualcosa di incredibile per rapporto qualità prezzo, anche perché lui è compatibile anche con Alexa. Cosa vuol dire? Che essere compatibili con Alexa, che se noi dovessimo avere una versione di Alexa con il display, questo ci darà la possibilità, appunto andando ad installare la skill dedicata, avremo la possibilità di vedere quello che succede da questa videocamera direttamente nel display di Alexa. Quindi quando qualcuno andrà a fare così, quindi a suonare il campanello, avremo la possibilità di vedere direttamente quello che c'è di fronte al nostro citofono con il nostro dispositivo Alexa, quindi nel display di Alexa oltre che nello smartphone. Vado a cliccare il tasto del campanello, vedete che mi esce la notifica, campanello intelligente suoneria, e posso andare a rispondere. Quindi andando a cliccare con sul tasto blu andrò a rispondere al campanello, poi col tasto rosso vado a fermare appunto quello che è l'interazione con il nostro campanello. Quindi ragazzi, avete visto quanto è completo questo campanello super low cost di Anche, il campanello più economico che abbia mai recensito fino ad oggi, che mi ha sorpreso veramente molto molto in positivo. E quindi se questo mio video in cui vi ho portato questa mia recensione, questa mia prova del campanello Anche vi è piaciuto e l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti tutta la tecnologia in generale, ovviamente anche di lui, oltre che qua sotto in descrizione troverete anche lì il campanello smart con lo sconto del 10%. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.